Ciao a tutti e bentornati sul canale. Quest'oggi andiamo a fare insieme il Bairum, come vi avevo promesso, e lo facciamo con una ricetta tra le varie che ho trovato poi su internet, ok? Siccome il Bairum deve stare 3 settimane, a 2 o 3 settimane, io 3 settimane lo farò stare. Per essere pronto, deve stare a riposare 2 o 3 settimane. Oggi è il 28 di marzo e quindi questo video lo vedrete a maggio, insomma, no? Perché poi dopo lo travaserò, lo proverò e se è venuto dignitosamente mi ci farò anche la barba. Molto bene. Mi sono andato a cercare varie ricette del Bairum. E ne ho trovate tante, veramente tante. E quelle che ho selezionato sono qui, sono di fatto due che mi sono piaciute di più. Poi andrò a fare la ricetta che ho trovato su un blog, Mammy Potamus, quindi madre ippopotamo probabilmente. Comunque questa signora americana ha preso quella che era la ricetta originale del Bairum. Perché è diventato Bairum? Bay non vuol dire baia. Bay è il nome della pianta, ok? West Indies Bay, oppure pimienta rasemosa. Molto bene. Perché è diventato Bairum? Perché i pirati utilizzavano solo la pianta che si strofinava sul corpo. Nel frattempo, gli schiavi neri che vivevano nell'attuale Giamaica, no, utilizzavano la materia prima che coltivavano, ossia la canna da zucchero, per distillare del fantastico rum giamaicano che ho comprato per l'occasione. Ho preso proprio un rum giamaicano, Original Dark 100% Fine Jamaican Rum. Allora, questo rum giamaicano, intanto per non saperne leggere né scrivere, prendiamo un bicchiere e lo assaggiamo. Perché poi, prima o poi, su questo canale dovranno finirci anche dei liquori, secondo me. Ok? E andiamo a vedere com'è questo rum giamaicano. Dovete sapere che io sono un bevitore di rum, nel senso mia moglie viene dal Venezuela e quindi c'ho mio cognato che è il mio spacciatore di rum ufficiale, insomma, che mi manda dei rum buonissimi. Però, siccome la ricetta originale, io ho voluto fare la ricetta proprio quella del 600, di quando questi tizi si strofinavano sul corpo, no? Le foglie di pimienta rasemosa. E quindi, siccome loro utilizzavano rum giamaicano, abbiamo preso del rum giamaicano, ok? Scusatemi se ogni tanto abbasso lo sguardo, ho messo una lampada sul telefono che mi punta dritto negli occhi. Serve a voi per vedere meglio, ma a me mi cieca. È un rum speziato, ok? Che c'ha qualche sentore di, non so, di fiori probabilmente, fammi leggere qui. Vabbè. Niente di più dei soliti rum, è affinato in barrique. Gli danno il colore scuro, ma insomma, no, non vedo ingredienti particolari, però è diverso dai rum che bevo di solito. Allora, cosa ci serve? Arriviamo alla ricetta. Alla fine delle due che mi piacevano di più, ho scelto questa perché mi sembrava la più completa, alla quale io poi dopo mi permetterò di aggiungere le foglie d'alloro, perché io sono italiano e l'alloro ce lo metto. Ok? Allora, cosa vuole questa Colonia Aftershave? Vuole 8 once liquide di vodka o amamelide,
Cos'è la mamelide? Praticamente, perché utilizzano la vodka? Perché serve un alcol che faccia da astringente, ok? Si può usare la vodka pura, il gin puro, l'alcol denaturato tagliato con acqua, chiaramente, o la mamelide. La mamelide è un altro astringente naturale, si può comprare in farmacia. Poi dopo, alla fine del video, vedremo tutti i prodotti che ho comprato, ok? E ve li farò vedere direttamente sui siti web, così se volete comprarli lo potete fare anche voi. Il rum e la vodka, io non sono un bevitore di vodka, il rum e la vodka li ho presi su un sito che si chiama Bernabei, che praticamente vende tutto l'alcol che volete. Se volete morire di cirrosi epatica potete andare da Bernabei. Molto bene. Quindi la mamelide invece si trova in farmacia, io non l'ho presa. E cosa fa? È un astringente esattamente come l'alcol, solo che è meno aggressiva sulla pelle. Ma siccome all'epoca dei pirati la mamelide non la usavano, usavano l'alcol che avevano, io lo voglio fare così. Ok, quindi 8 once liquide a quanto corrispondono? A 236 ml. Poi la stessa quantità di Jamaica Rum, poi 20-40 gocce. Ne mettiamo 40, eccolo qua, di olio essenziale di West Indies Bay. Poi Allspice, cos'è l'Allspice? L'Allspice è praticamente pepe giamaicano. Quindi che cambia dal pepe italiano? Cambia la dimensione. È veramente grande. Il profumo poi è fantastico, devo essere sincero. Ok, poi chiodi di garofano, ce l'abbiamo qui. Cinnamon, quindi una stecca di cannella. Poi abbiamo la buccia di un'arancia o di due lime. Io, da buon italiano, ho preso l'arancia e il limone, entrambi. Il limone lo devo finire di pelare, li ho pelati con questo, perché questo qui fa sì che non portate via il bianco dal frutto, che non serve, a noi ci serve soltanto proprio la scorza, ok? La parte bianca non va bene, non la possiamo mettere all'interno del Bay Room. Ok. Tutta questa roba qui poi tirerà fuori degli oli essenziali che io andrò a integrare con l'olio di jojoba. Ci vado a mettere dentro un po' di olio di jojoba. Il dubbio di molte persone è che l'olio, no, inserito dentro questo liquido poi galleggi sopra. Non è così, perché l'olio è miscibile con l'alcol, quindi praticamente la parte alcolica del rum e della vodka farà sì che l'olio di fatto si dissolva completamente e si mischi con il prodotto finito. Il tutto a termine esperimento andrà dentro questa bottiglia che poi utilizzerò per il mio dopobarba una volta filtrato. Ok? Adesso mi sono dimenticato questo, che è il bicchierino graduato, e iniziamo con la preparazione. Qui il pepe si fa sentire uno spettacolo, quindi abbiamo 8 once liquide di vodka. Prendiamo questa bellissima vodka Absolut. Chiaramente non pigliate la vodka al limone, alla pesca, all'arancia, perché ovviamente non farà quello che deve fare. Ok, nel senso che lo farà, ma ci avrà già un odore che non deve avere. 236 ml. Questa cosa mi fa sentire veramente Ali il chimico, eh? Mi sento Ali il chimico. Vabbè, speriamo di non fare la stessa fine. Grammi,
millilitri di rum. Ci mettiamo 40 gocce di West Indy Bay. È una figata perché le gocce prima rimangono gocce e poi piano piano si dissolvono in effetti. Ok, poi un quarto di teaspoon of allspice. Insomma. Una piccola manata. Aspetta, perché qui mi è venuto un dubbio, eh? Ragazzi, qui mi è venuto un dubbio serio. Mi è venuto il dubbio che questo spice andasse No, non vanno tritati, così come sono. Ok, poi ci mettiamo uno stecchino, una stick di cannella, e ci sta. Poi andiamo a mettere i chiodi di garofano. Allora, qui dice 3 chiodi di garofano interi, ma io ho questi molto molto piccoli, quindi ne metto qualcuno in più, tanto alla fine è una questione di profumi. Ok, e poi ci dobbiamo mettere la buccia dell'arancia e del limone. E poi io ci butto a questo punto gli ingredienti non previsti, che sono qualche goccia di olio di jojoba, l'olio di jojoba ha un forte potere, insomma toglie le irritazioni, e ha il vantaggio di essere un olio che non ha profumazione, quindi lo potete mettere tranquillamente, lo aggiungete di fatto alla ricetta per avere un po' di potere disinfiammante in più senza andare a variare di fatto la ricetta. Ok, e poi io ci aggiungo l'alloro. Ok, opzionalmente si potrebbe mettere estratto di vaniglia e glicerina. Io non metto niente di tutto ciò, vado ad agitare
E poi conserviamo in luogo asciutto e buio. Ogni giorno gli andremo a dare una bella smucinata come ho fatto adesso e praticamente ci vediamo tra 3 settimane per il risultato. Nel frattempo vi faccio vedere su Amazon e sui vari siti dove ho acquistato i vari prodotti quello che ho comprato. A dopo. Allora eccoci qui e come vi avevo promesso vi faccio vedere tutto quello che ho comprato. Questo è praticamente l'allspice oppure pepe giamaicano. Sono dei grani di pepe più grossi di quelli normali, molto, molto aromatici, ok? Costa 7,50 euro su Amazon. In realtà di questa busta di 100 grammi io ne avrò usati 10 grani, veramente molto poco. Scegliete chiaramente quello che volete. Ho di tutti questi articoli, vi metterò i link in descrizione e vi metto i link da dove l'ho presi io, ma insomma potete comunque prenderli dove volete. L'olio di bay l'ho preso qui su eBay perché ho trovato il miglior rapporto quantità e qualità prezzo, ok? Viene dall'Inghilterra, io ho preso proprio questo e è in vari formati, quindi va dai 10 ml che vengono 3 pound, quindi 3,50 euro circa, al litro, ma insomma un litro mi pare veramente eccessivo prenderlo, ma insomma io ho preso i 25 ml, i 50 non mi ricordo, quindi insomma tra i 7, tra gli 8 euro facciamo, tra gli 8 euro e gli 11 euro, ok? L'olio di jojoba l'ho preso su Amazon, adesso non trovo più quello che ho preso io, ma comunque ce ne sono una grandissima quantità, i prezzi sono più o meno omogenei, quindi scegliete quello che più vi piace. Ok? Questa è la Witch Hazel oppure Amamelide, ecco qui lo vedete, Amamelis. E io questa non l'ho presa perché ho preso la vodka, ok? La vodka che ho preso io, comunque questa qui costa 11,99 euro e la vodka viene, io ho preso questa qua 11,10 euro, ora se uno poi vuole berla pure, di vodka ne avanza praticamente i 2/3 della bottiglia, insomma, quindi potete tranquillamente prendere la vodka. E il rum e il Meyers, io ho preso questo qui, ma insomma potete prendere il rum che volete, è evidente che insomma un rum di questo genere, un rum da 46 euro è un po' sprecato utilizzarlo per fare il dopo barba, ma insomma ognuno fa poi quello che ritiene più opportuno. Io vi metto Amazon perché ha la spedizione Prime, quindi voi vedete che per la maggior parte dei rum cioè avete la spedizione il giorno dopo gratuita. In realtà poi non per quello che ho preso io, no? Che ha 8,68 euro di spedizione, ma insomma per tutti gli altri sceglietene uno qualsiasi. Peraltro vi dico che il Don Papa è buonissimo da bere ed è un rum filippino. È interessante come qualità. Ma al di là di questo, insomma, io li ho presi per correttezza nei confronti del sito che me li ha venduti, su Bernabei, ok? Vi faccio vedere tra l'altro che costano anche meno, perché qui costa 20,50, su Amazon il Meyer costa 22, quindi 1,50 euro in più. Però Bernabei, vi faccio vedere le spedizioni, ha una spedizione gratuita per ordini superiori a 50 euro, altrimenti il costo è di 4,90 a prescindere dal numero di bottiglie. Quindi se uno sceglie un rum che su Amazon è Prime può convenire insomma prenderlo su Amazon. Io ho personalmente ho optato per Bernabei perché mi piaceva il fatto che arrivasse il giorno dopo e perché comunque ho preso questo, poi ho preso un altro rum, vi faccio vedere, che è il Desiderio. Ok, io ho preso questa versione con i bicchieri e poi ho preso la vodka, insomma ho preso varie cosine e quindi mi è venuto alla fine la spedizione gratuita. E quindi questo è tutto. E è evidente che queste sono diciamo ingredienti base
di una ricetta che vedrete se vi interessate all'argomento, che è veramente molto personale, che ci sono decine di varianti e che ognuno la migliora e la rende più adatta nel tempo e mano a mano che la fa, no, ai propri desideri. Quindi anche la mia magari andrà migliorata, vi lo dico già, sicuramente andrà migliorata, però è un ottimo punto di partenza. Oh, bentornati, ci siamo, eh? È ora di imbottigliare il nostro bei rum. Ma prima di imbottigliare il bei rum, beviamoci un bel rum, no? Così nel frattempo chiacchieriamo un po'. Allora, questo si chiama Ron Desiderio ed è un panamense, un rum di Panama, invecchiato 10 anni, ok? Per me un buon rapporto qualità-prezzo. Io adesso, tra l'altro, vorrei sapere, sono curioso di sapere a quanti di voi l'argomento relativo ai superalcolici, quindi al bere, risulta interessante, ok? Perché potrebbero comparire sul canale ogni tanto, no? Delle bottiglie e ne potremmo parlare perché è una cosa che a me interessa molto. Allora, vi dico già che questo qui è stato praticamente ormai quasi 3 settimane dentro il mobiletto lì, al buio. Si è colorato di più di quanto non era in principio, è diventato più torbido, ovviamente. E vi dico anche che io l'ho annusato in questi giorni e l'ho anche passato sulla pelle per vedere se fosse molto aggressivo, a volte anche subito dopo la barba. Non mi è sembrato particolarmente aggressivo, ancorché più aggressivo di un after alcolico commerciale, insomma, però assolutamente sopportabile. Poi, finito questo, ci andiamo a fare una bella sbarbata tranquilla, ok? Perché non mi voglio tagliare troppo, perché poi magari mi taglio troppo e questo brucia da morire. Voglio provarlo insieme a voi, ma anche godermelo. Poi vi dico anche che quando l'ho provato, io lo provo mettendoci due dita dentro e passandomelo, mi sono accorto che si profumava, ma il profumo andava via dopo veramente poco, ok? Quindi, rispetto alla ricetta che vi ho dato nei precedenti minuti di video, che per me poi sono state 3 settimane fa, ho aggiunto altre 10 gocce circa, 10-12 gocce di olio essenziale di bay, quindi la pimienta rasemosa, ok? Andandola ad annusare, questa è molto più forte. Utilizzerò questo, ma va benissimo un panno da formaggio o un filtro da caffè per la macchinetta americana per filtrare, no, la roba, però lo voglio usare solo alla fine perché più filtro, più gli oli essenziali poi rimangono nel fazzoletto e non è ciò che desideriamo. Quindi vado a filtrare soltanto. Io non vado a filtrare proprio perché la roba non sta cadendo. Proprio adesso, solo adesso, eccolo qua. Ok, questo è ciò che è rimasto del nostro bay room. E questo qui, guardate che bella bottiglia. Carino, no? Viene voglia di berlo. Ora io voglio però fare una prova. Me ne metto un pochino, eccolo qua che è troppo. Sì. Decisamente buono, delicato, non è troppo forte come il profumo del bay, della pianta, dell'olio essenziale, non è eccessivo. Ha fatto un bellissimo mix, ok? Questo chiaramente va un po' sbattuto ogni volta perché come si dice? Deve disciogliere gli oli essenziali. Il profumo c'è, è
fresco e ritengo, così sentendone l'irruenza, che possa praticamente durare sul viso tranquillamente un 2-3 ore. Su una barba più lunga, utilizzato come colonia, probabilmente di più. Il profumo è veramente buono, veramente veramente buono. Devo essere onesto, è il migliore dei Berum che ho provato fino adesso. Forse perché l'ho fatto io, no? Quando uno fa, l'ho fatto io. Siccome l'ho fatto io, per me è una figata. Se volete chiaramente renderlo più persistente e più forte di così, vi basta aggiungere oli essenziali. Vi dico poi che questa è la base di una soluzione alcolica praticamente. Quindi, se avete voglia di farvi il dopobarba, che ne so, alla menta, comprate l'olio essenziale di menta e ci mettete l'olio essenziale di menta. Volete fare il dopobarba al limone? Comprate l'olio essenziale di limone, alla rosa comprate, al bergamotto comprate, capito? Al legno di sandalo comprate l'olio essenziale di sandalo. È evidente che essendo vodka più rum, al contrario della vodka, una profumazione ce l'ha. Quindi magari vi conviene usare un altro tipo di alcol. Ma insomma, il processo è semplice e può essere replicato in tutti i modi che volete. Vi ripeto, più lo volete forte e persistente e più olio mettete, agitatelo sempre un pochino, ok, prima dell'uso. Tutto qui. Adesso andiamo a farci una bella barba e vediamo come si comporta. Eccoci qua, siamo nel bagno. Adesso la sbarbata stasera sarà semplice perché noi andiamo a testare ciò che abbiamo appena imbottigliato. Se voi vedete, questo qui, essendo alcol, sì, ma non a 90 gradi, non dissolve completamente gli oli essenziali, quindi rimangono un po' in sospensione. Quindi, prima di usarlo, una bella shakerata. Voglio una rasatura semplice e quindi questa sera sarà un King C, King Camp. Ok, come la metta proviamo una bella Big Ben, vediamo come vanno, non l'ho mai provate. L'andiamo ad aprire e ci andiamo ad armare immediatamente il rasoio. Ok, qui sotto nel frattempo vedete la ciotola di Pachamama che ormai conoscete e se non avete comprato e siete in ritardo, la dovete comprare ragazzi. Ok, che sia personalizzata o meno va comprata. Supportiamo i piccoli imprenditori italiani che comunque, no, hanno un loro perché. Ok, rasoio armato e come sapone da barba un bel Cella. Sarà una sbarbata semplice, niente pre-barba, la barba non è nemmeno tanto lunga, quindi usiamo un bel Cella bio che non ho più usato dopo, in effetti dopo quella volta che lo abbiamo provato insieme. Ci andiamo a fare un bel montaggio in ciotola, il pennello Zenith in tasso che a me piace tantissimo e allora andiamo a mettere un pochino di sapone nella ciotola, ok? Qua. Poi io la ciotola tendo a riempirla, la riempio di acqua perché poi si scalda e mantiene il calore che è una meraviglia. Quindi ci regala poi un montaggio no, molto molto confortevole sul viso. Un pochino più d'acqua. Via. Io questa ciotola, ragazzi, godo ogni volta che la utilizzo perché c'è una capacità di montare i saponi che è veramente. La verità anche il pennello mi piace molto, lo Zenith, un pennello semplice, senza fronzoli, con un prezzo accettabile, più che accettabile devo dire. Prodotto in Italia, quindi perché no?
Il montaggio penso che sia andato, Stasera ragazzi non vi aspettate la sbarbata di un'ora, perché già abbiamo fatto la preparazione del Bayroom, l'imbottigliamento del Bayroom, manco fosse un vino dannato da bere, ma magari l'odore viene pure voglia. Tra l'altro io già ce l'ho nel baffo perché l'ho provato 5 minuti fa, l'imbottigliamento è avvenuto 5 minuti fa, il tempo di spostarmi di stanza. Stasera diciamo che sì, la sbarbata c'è, ce la facciamo, ma il principe è l'after. Il principe sarà l'after, come è giusto che sia. Iniziamo subito senza troppi fronzoli, Stasera saranno ragazzi due passatine veloci, non andiamo a cercare il BPS. Perché non è quello che mi interessa. Spero di farmi qualche red point, semplicemente perché voglio vedere poi dopo quanto brucia il... quanto brucia l'after. Ed è anche per quello che non abbiamo preparato la pelle nella maniera corretta, perché poi dopo, se adesso mi metto a gridare alla fine del video per il dolore, voi l'after semplicemente non lo fate e festa finita. Nel frattempo spendiamo due parole su queste big band, Non sono ricoperte, quindi sono relativamente aggressive, me lo aspettavo. Però per essere una lametta che non conosco, il comfort di rasatura è dignitosissimo, Devo dire che io, come avete visto, non difficilmente ho trovato lamette che proprio non mi piacciono. È avvenuto con le Shark e poi sinceramente non mi ricordo di altre lamette, ho detto proprio questa per me no. E ripeto, per me, perché come sempre la lametta è molto personale, quindi la Shark c'è un sacco di gente a cui piace tantissimo, a me non piace, io preferisco le Persona, ma sicuramente ci sarà tanta gente a cui le Persona non piacciono. Tra l'altro io sono abituato alle Persona old style, quelle made in Israele, quelle nuove non le ho ancora provate. Però ripeto,
La lametta è veramente una cosa personale. Tra l'altro la stessa lametta, questo lo dico più che altro a beneficio di chi si avvicina da poco a questo mondo, la lametta non è universale, nel senso che magari la Big Ben su questo rasoio io la percepisco in un modo, su un altro rasoio la percepisco in un altro, e quindi dovete trovare voi il setup che vi piace per la vostra pelle. Comunque canta, senti? Tra l'altro, ragazzi, sto cercando di andare veloce perché voglio contenere. In un massimo di 15-16 minuti massimo questa sbarbata. 15-16 minuti massimo questa sbarbata. Non per niente, ma perché sennò giustamente sto video poi diventa lunghissimo. Insisto su questa parte, è quella che mi taglio di più. Perché non dico che voglio tagliarmi, ma voglio che la pelle sia stressata. Adesso normalmente avrei messo un'altra passata di schiuma. Queste lamette però sono confortevoli. E quindi non mi sto tagliando più di tanto. Vabbè. Qualche piccolo red point l'abbiamo fatto. Diciamo quasi di proposito, nel senso non di proposito, ma senza prestarci troppa attenzione, proprio perché adesso andiamo a darci una bella bottarella di bay rum. Ragazzi, primo non brucia troppo. Perché quei 40 gradi che c'è all'alcol del rum e della vodka sono anche forse troppo pochi. Non brucia troppo. La prossima volta lo faccio con l'alcol denaturato. Però vi dico, il profumo, secondo me, è quello che cercavo. La profumazione è quella che io cercavo, ok? Quindi la prova l'abbiamo fatta.
La bottiglia poi è un'altra cosa, devo dire. Cioè, bottiglia, baratto, comunque quando è costretto il profumo è un'altra cosa. Comunque ragazzi, io l'ho fatto, ciò vuol dire che se l'ho fatto io siete in grado di farlo anche voi. Non è niente di trascendentale, è una ricetta che ha 400 anni, che è 1600, 1700, insomma, è una ricetta vecchierella. E sinceramente è gradevole. Chiaramente non ci sono nella mia persona le tecniche per preparare un aftershave come lo può preparare chi fa questo di mestiere. Quindi è sicuramente una cosa carina, ma una cosa casareccia, no? È come quando fate qualcosa fatto in casa. Ok, per carità, affinando la tecnica sicuramente verrà sempre sempre meglio. Sul viso è fresco, oggettivamente le proprietà astringenti ce l'ha, perché qui c'avevo un puntino, qui sotto c'è un altro e non stanno sanguinando, quindi va bene così. Abbiamo contenuto il video in 14 minuti e 35, adesso tagliando e facendo saranno 13 minuti, quindi ho raggiunto tutti gli obiettivi stasera. E come sempre, ci vediamo più vecchi. Ciao! Allora ragazzi, io ritorno perché c'è qualcosa che non mi ha convinto in questa ricetta. Io ho applicato quello che ho trovato su internet e lo utilizzerò come punto di partenza poi per andare a migliorare la mia personale ricetta nel futuro. E prima cosa vi dico che non bruciava quasi per nulla sul viso, ve l'avevo già detto. Lascia il viso parecchio idratato, ma forse perché io ho aggiunto tutto quell'olio di jojoba che normalmente o meglio, nella ricetta non c'era, ok? Però brucia poco, bruciando poco, anche la persistenza del profumo, ancorché molto buono, non è quella desiderata. Adesso è un'ora che ho fatto la barba e che ho messo il dopo barba, l'aftershave, la pelle la sento benissimo, ragazzi, sotto questo punto di vista va bene, però secondo me un pochino di alcol in più ci vuole, ok? Ora io chiaramente ho parlato con Roberto, no? Di Genco, dopo quando ho iniziato a fare il mio personale Bay Room, e lui mi ha detto: guarda, tanto io anche ho iniziato con una ricetta che ho trovato su internet e poi sono andato a migliorarla, no, con il tempo. Il suo, devo dire, che era molto più forte sulla pelle rispetto a questo che ho fatto io. Quindi reputo questa ricetta un ottimo esperimento, ben riuscito, che però va migliorato.